siamo a Milano per un incontro molto interessante incentrato sul tema delle malattie infiammatorie croniche intestinali nella donna. Abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Enrica Previtali, presidente nazionale dell'associazione Amici Onlus. Allora, dottoressa, che cosa vuol dire per una donna soffrire di una malattia infiammatoria cronica intestinale? Una donna soffrire di questa malattia significa condizionare la propria vita e sentirsi improvvisamente imprigionata in ritmi e tempi completamente diversi rispetto a quelli che si era sognato fino ad ora. Quando il medico ti dà la diagnosi di malattia cronica, di IBD, in genere non conosci la malattia, non sai bene di che cosa si tratta. Per cui una prima sommaria e veloce informazione che ti viene data all'atto della diagnosi non basta per tranquillizzarti, per spiegarti. Si tende a cercare informazioni ovunque, però l'impatto è abbastanza drammatico. E il senso di abbandono è notevole e la malattia procede a tappi, a percorsi, anche perché sono malattie che hanno fasi di remissione, fasi di acuzia non programmatiche, non prevedibili. Diciamo che in linea di massima il percorso di accettazione della malattia è un percorso molto lungo che avviene nel tempo e con la capacità di diventare consapevole di poter accettare la malattia, di convivere con la serenità, di non voler rinunciare. Però per far tutto questo è necessario aiutare la donna ad percorrere passo a passo le tappe dalla diagnosi all'inquadramento della terapia migliore. Ecco, cosa chiedete quindi alla classe medica per aiutarvi ad affrontare meglio questa patologia? Classe medica, la prima richiesta è di avere dei centri di riferimento di eccellenza in grado di aiutarci nella cura delle nostre malattie, ma soprattutto di essere ascoltate in quanto donne, perché le donne con malattia di Crohn o con colite ulcerosa sono donne che hanno bisogno di un'attenzione in più e hanno bisogno di riferimenti precisi, quindi dei professionisti all'interno dei centri che siano in grado di accompagnarci nelle varie fasi della vita, dall'adolescenza, perché le diagnosi sono spesso anche così precoci, all'adolescenza, alla maternità, con la gravidanza e alla menopausa. E anche in quelle tappe drammatiche come sono gli interventi chirurgici, che diventano motivo di grande sofferenza e dolore sempre e spesso passati in solitudine. L'altra richiesta che abbiamo è quella di aiutarci a conoscere il farmaco, di essere maggiormente informate, di sapere a che cosa andremo incontro, a individuare quali sono gli elementi che vanno conosciuti della malattia. E di crearci un bagaglio di notizie utili a prevenire alcune situazioni che di fatto nella vita poi incontreremo, di individuare degli elementi che siano di supporto anche nella quotidianità, delle strategie che aiutino noi donne a vivere una vita normale e non condizionata, senza limiti e con la volontà comunque di affrontare la malattia con la serenità migliore, più possibile, per star serene, per poter avere il supporto psicologico nei momenti di sconforto, nei momenti di grande dolore.